Carissime e carissime, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi Danno un senso alla vita di cielo. Questa è la quinta puntata e come sempre introduciamo, sarà un'introduzione sempre più elaborata e aggiornando sulle puntate precedenti e quindi comprendendo da dove riprendiamo il cammino. Prima puntata abbiamo visto come è un percorso possibile quello che va dal non senso alla vita e che si può realizzare attraverso colui che da ogni cosa ci può sanare e guarire, che è nostro Signore. Abbiamo focalizzato le domande fondamentali, ecco, da porsi, che tutti quanti, in maniera conscia o inconscia, si portano dietro, ma che pochi hanno il coraggio di affrontare. Nella seconda puntata, abbiamo cominciato il viaggio alla scoperta di noi stessi e delle nostre origini, cercando anche di cominciare a lavorarci sopra, cioè andandoci soprattutto a chiedere tutto quello che è successo nella nostra esistenza a tutti i livelli e provando anche a fare, se possibile, uno screening, quindi un resoconto, una fotografia della mia situazione attuale di oggi. Nella terza puntata abbiamo cominciato il viaggio nel passato, soprattutto alla luce di quello che si è vissuto e nei nostri rapporti costitutivi, soprattutto famiglia nell'ambiente, e quindi le ferite che certamente ci portiamo dietro. La puntata precedente abbiamo affrontato il tema delicatissimo dell'immagine di Dio, se ce l'abbiamo, che ci portiamo dietro, cioè qual è il mio rapporto oggi con Dio alla luce di quello che è stato. Quindi abbiamo visto come sono state le nostre esperienze religiose, la nostra vita in parrocchia e soprattutto che tipo di immagine mi porto io dietro di Dio. Cioè, la grande domanda chi è Dio per me è molto importante, perché un conto è l'immagine che noi abbiamo di Dio, un conto è il Dio che ci ha fatto conoscere, rivelato, nostro Signore Gesù Cristo, che noi non possiamo mai né dare per scontato che lo conosciamo bene, né tantomeno prescindere dal dovere di aggiornare e rielaborare, settare, ecco, le nostre categorie mentali alla luce di quello che Gesù ci ha rivelato del Padre, perché è Lui che ci ha detto chi è Dio. San Giovanni dice che Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. Oggi apriamo un altro, diciamo così, fronte, quindi un altro campo di lavoro che riguarda tutta quanta l'area di quello che ho fatto io nella mia esistenza, ma sotto diversi punti di vista. Oggi vedremo sicuramente quello che la Chiesa chiama peccato e un'altra cosa, che è l'errore, che non è la stessa cosa del peccato, come vedremo. E la prossima volta, se Dio vuole, vorrei cominciare a entrare dentro un campo molto delicato, cioè potremmo chiamarlo le trappole in cui il diavolo ci ha fatto cadere, i tranelli che ci sono stati tesi. Perché qui certamente è coinvolta la nostra responsabilità, ma noi dobbiamo decodificare, capire bene quali sono stati, quali sono i nostri punti deboli. Questa sera vedremo l'importanza di quello che abbiamo fatto ed è importante prenderne coscienza. Però dobbiamo anche capire, e dovremo anche capire, quali dinamiche hanno alimentato le nostre malefatte, diciamo così, le nostre malefatte in cattiva, cioè i peccati, o in buona fede, cioè gli errori. Perché se non capiamo queste maledette dinamiche che sono state purtroppo instillate, avviate, provocate dall'astuzia infernale del nemico della salvezza dell'anima, io posso anche riconoscerle, ma e posso anche sinceramente volerne uscire, ma presto o tardi
mi ci ritroverò nuovamente invischiato. Se non si spezzano dei cerchi di morte, proprio dei circoli di morte, delle dinamiche distruttive, e io lo devo conoscere, riconoscere, io ricadrò purtroppo nelle mani del nemico. Questa è un'operazione in cui la grazia del Signore a chi apre il cuore, certamente, l'aiuta. Quindi vedremo alcune dinamiche, le tentazioni, alcuni processi, diciamo così, fondamentali del nostro io. Riprenderemo il tema della finestra di Johari, che qualcuno chiama il grafico di Erickson, insomma, quindi la quadripartizione del nostro io, anche per cercare di aprire, diciamo così, tutte quante le possibilità che mi possano aiutare in una presa di contatto reale con ciò che sono io oggi e che certamente sarà caratterizzato poi a seconda del livello, insomma, del cammino che abbiamo già percorso. Questo è un fatto molto soggettivo, non è una regola universale. Però generalmente quasi tutti gli esseri umani si trovano a che fare con quello che è il falso sé, oppure possiamo chiamarlo anche il falso sé in termini un po' psicologico, possiamo anche chiamarlo con una vita che non era propria. E forse siamo stati trascinati verso questa vita che non era propria o che non è vita attraverso tutta quanto una serie di trappole. Bene chiamarle così, di tranelli, di inganni che è necessario smascherare. Attenzione che se non li smascheriamo, tu puoi essere la persona con tutta la migliore buona volontà che possa esserci al mondo, con tutte quante le migliori buone intenzioni che ci possano essere al mondo, e con tutti quanti i progetti più santi, più benedetti che possano esserci al mondo, ma non sfuggi purtroppo a dinamiche di morte. Purtroppo. Io insomma, ogni tanto quando penso, quando prego su tante cose, dico al nostro Signore, per favore, guarda, dacci una mano perché, ripeto, io sono giunto quasi nel mezzo del cammino di nostra vita e ho visto tante cose intorno a me, fuori di me, dentro di me, e veramente mi rendo conto che la situazione dell'uomo qui in questo mondo è tanto complicata, purtroppo, e uscirne fuori il Signore lo fa, il Signore ci aiuta, attenzione, Gesù lo vuole, però ci vuole tanta, 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 non soltanto umiltà, tanta pazienza, tanta buona volontà, tanto coraggio, tanto cuore aperto, tanta capacità di mettersi in discussione, che io prego, diciamo così, auspico, desidero, auguro che chi ascolta queste povere cose, altri le fanno molto, molto più di me, molto meglio di me. Non è importante la fonte, è importante il contenuto e l'aiuto che un'anima possa ricevere. Spero, ecco, che contemporaneamente con queste informazioni che certamente arriveranno, lo Spirito Santo ci prenda per mano e ci porti a comprendere che tutto servirà per il nostro bene. Noi non cioè, se la nostra vita diventerà qualcosa di bello, Dio lo vuole, senza nessun dubbio. Ma dipende tanto da noi. Dobbiamo farci sempre questa domanda di base, no? Ma Dio vorrà o non vorrà che io sono felice? Ripartiamo dalle ultime considerazioni della puntata precedente. Se un Dio esiste, perché anche questo dobbiamo chiederci, ce lo siamo detti una volta, sei sicuro che tu ci credi che Dio esiste? E se un Dio esiste sarà buono. E se un Dio esiste ed è buono, vorrà il mio bene. Lui mi vuole felice. Supponiamo che io non sono felice, ma dove c'è qualcosa che non funziona? È una domanda retorica. Se
Se Dio mi vuole felice e io non sono felice, cosa significa? Due cose. Primo, che non esiste una felicità automatica o che Dio può impormi senza di me. Due, se lui questo vuole e io non lo vivo, non è che io non lo voglio, perché tutti vorremmo essere felici, ma c'è qualcosa che in me non funziona che mi impedisce di vivere, di accogliere la felicità che Dio vuole darmi. Questo è il senso di questo cammino, eh. Non ce ne sono altre. Allora, quello che ho fatto, apriamo questa grande parentesi. Per discernere quello che abbiamo fatto, dobbiamo evidentemente anzitutto comprendere una cosa fondamentale che ci viene direttamente dalla rivelazione. Qui si deve fare in parte un atto di fede, ma anche un atto di onestà intellettuale e non solo intellettuale. Allora, il bene e il male sono due realtà, attenzione, oggettive. Che significa? Significa che ciò che è bene o ciò che è male non lo decido io, ma è qualche cosa che viene prima di me. Io lo posso riconoscere o misconoscere, accogliere o rifiutare, acconsentire o dissentire, assecondare o contrastare, ma non costituirlo. Ci sono degli esempi che riguardano la vita fisica che sono oggettivi. Io non posso dire, allora, mettere le mani dentro il fuoco è una cosa buona. Ecco perché ho parlato prima di onestà intellettuale, perché dobbiamo essere intellettualmente onesti come primo approccio. Certo, ci vorrà anche un pochino di fede, ma anzitutto questo. Se una persona viene da noi e ci dice mettere la mano sul fuoco, ma che problema c'è? Non c'è niente di male, è una cosa buona. Tutte quante le opinioni devono essere rispettate per quante strambe e astruse possano essere, ma il rispetto non vuol dire condivisione, quindi non vuol dire sono d'accordo. Tu pensi questo e non posso violentare la tua coscienza, posso semplicemente dirti figlio mio, fratello mio, guarda che insomma, pensaci bene, insomma. Allora, mettere la mano nel fuoco è cosa oggettiva, cioè che sia una cosa cattiva, non dipende, io la penso così, tu la pensi colà, ah va bene, sono vere tutte quante le due cose, io la penso che sia una cosa negativa, tu pensi che sia una cosa positiva, no, è una cosa negativa. E chi pensa che sia una cosa positiva, probabilmente o non gli va di ragionare, quindi non gli va di utilizzare bene le facoltà che il Signore ci ha dato, oppure, poverino, le facoltà che il Signore gli ha dato, certamente per cause indipendenti da lui, ma hanno avuto qualche processo di alterazione. D'accordo? Quindi il male e il bene sono realtà oggettive. Siamo in tempi di pandemia. Una pandemia, mica qualcuno verrà a dire che è un bene da un punto di vista oggettivo. Voglio ben sperare di no, insomma, no? Se qualcuno dovesse venire, devo dire la pandemia, beh, che bello, è un bene. Beh, insomma, ripeto, tutte quante le opinioni sono rispettabili. È un altro discorso. Questo è un secondo step, quello che noi possiamo fare nella fede, che dovremmo fare nella fede, che Dio il male lo permette perché sa usarlo per il bene, lui, non noi, eh? Lui sa usarlo per il bene e ne sa addirittura trarre del bene dal male, oltre che usarlo per il bene. Questo è un altro discorso. Ma che il male resti male, non si discute. Allora, sono due realtà oggettive. Perché insisto su questo? Perché l'uomo contemporaneo, i nostri contemporanei sono tornati indietro, sono andati avanti per tante cose dal punto di vista di progresso scientifico, tecnologico, eccetera, ma
ma da un punto di vista, come dire, filosofico-culturale, sono tornati indietro di circa 2500 anni. D'accordo? Il famoso relativismo di cui hanno parlato i papi, ne cominciò a parlare già San Giovanni Paolo II, poi fu un cavallo di battaglia di Papa Benedetto XVI, ma ne ha parlato ampiamente anche Papa Francesco. Che cos'è il relativismo? Il relativismo è quella corrente filosofica che afferma l'inesistenza di una verità oggettiva. E come non esiste nessuna verità oggettiva, quindi che sia uguale per tutti, così non esiste il bene o il male oggettivo. Ma di questo oggi, cioè, ne abbiamo assolutamente, come dire, non serve fare esempi, no? Cioè, non si riconosce più una verità oggettiva e un bene oggettivo. Paolo, questa cosa non è una cosa nuova, eh? Questa è una cosa che risale al tempo dei sofisti greci, quindi quasi 2500 anni fa. Sappiamo che in Grecia ci sono stati i grandi filosofi, i presocratici, Socrate, Platone, Aristotele. Pensate che Aristotele era il precettore di Alessandro Magno. Alessandro Magno è morto nel 323 a.C. Quindi, dopo i grandi filosofi greci, è cominciata gradualmente una certa decadenza della filosofia, con delle correnti filosofiche, diciamo così, non ai livelli dei grandi pensatori. Alcune sì, altre un po' meno, lo stoicismo, l'epicureismo e soprattutto il sofismo. Adesso non puoi fare una lezione di filosofia, no? Evidentemente, però alcune cose bisogna focalizzarle. Protagora e Gorgia, che erano dei grandi esponenti del sofismo, avevano come slogan, questo è uno slogan abbastanza famoso, insomma, che penso che sia conosciuto anche fuori dagli ambienti, diciamo così, che hanno masticato un po' di filosofia, no? Che diceva queste cose: l'uomo è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. L'uomo è la misura di tutte le cose. Ma non è così. Dire l'uomo è la misura di tutte le cose vuol dire che sono io che decido se una cosa è o se voglio non farla essere. I valori. Dio è un valore? Se qualcuno ci crede, per lui è un valore, ma se uno è ateo, che problema c'è? Non c'è nessun problema. La verginità è un valore? Valore, insomma, se c'è qualcuno, insomma, che per motivazioni etiche o religiose ancora va appresso a questa cosa, per carità, lo dobbiamo rispettare, d'accordo? Ma per il resto, quale valore? D'accordo? Sto facendo un pochino di esempi a vanvera, no? Provocatori, insomma, no? La famiglia è un valore? Ma insomma, dipende, non è che sia poi così indispensabile. La famiglia formata da un uomo e una donna è un valore? Eh no, ci sono anche le famiglie differenti e devono stare sullo stesso piano. Questo è quello che pensa, come dire, il pensiero oggi dominante, ma già su questo punto, no? Quindi, se qualcuno dice, attenzione, la famiglia è una, poi che qualcuno voglia fare altre scelte di vita, nessuno lo può mettere al muro, né lo deve, come dire, disprezzare o mortificare o umiliare o altro del genere, perché le coscienze vanno sempre rispettate, nel senso che anche quando si distaccassero dal bene oggettivo, vanno, come dire, aiutate nel cammino di personale presa di coscienza del male in cui sono, d'accordo? Rispettando anche i tempi che tutti devono avere per poter maturare in coscienza. Ma questa cosa oggi, a livello, come dire, ufficiale, non si può dire. Non si può dire perché? Perché è considerata lesiva di chi la pensa differentemente. Quindi le opinioni devono essere necessariamente tutte sullo stesso livello. Questo prescinde, attenzione,
E tu sei un prete, parli dal punto di vista cattolico perché vorresti imporre la tua religione a mezzo mondo. Allora, questo non vale soltanto in ambito, questo vale per tutti, d'accordo? È il famoso pensiero unico, ne ha riparlato il Papa abbastanza recentemente. Chi non è dentro il pensiero unico è fuori, ma il pensiero unico è esattamente il relativismo assoluto. Ok, ora dentro questo orizzonte non è, non, allora, il concetto per esempio di peccato non esiste più. Perché oggi non c'è più il senso del peccato? Perché non c'è il senso del peccato? Perché come vedremo oggi, il peccato per sua stessa natura richiede una percezione oggettiva del bene e del male, perché il bene è una trasgressione della legge di Dio. Così ci introduciamo subito, fatta con piena avvertenza e deliberato consenso, una disobbedienza alla legge di Dio, e la legge di Dio non fa altro che rivelare, cioè renderci consapevoli del bene e male oggettivi. Ma se il bene e il male oggettivi non esistono, esistono semplicemente una varietà indefinita di scelte possibili, certamente in cui la minima base, diciamo così, condivisa è la mancata, come dire, va tutto bene a condizioni che non si usi violenza fisica, quindi che non si manchi a quel minimo, diciamo così, di diritti soggettivi personali del prossimo. Per il resto ti regoli come meglio credi. È chiaro che in un contesto culturale del genere noi preti ci lamentiamo, pure io, che le confessioni sono in calo continuo e anche quando ci sono, non sempre sono buone confessioni. Perché? Perché raramente si celebra il sacramento della confessione così come dovrebbe essere celebrato. Questo perché? Perché cioè, se una persona non si riappropria di un patrimonio, chiamiamolo anche culturale, come quello morale che la Chiesa insegna, tu non acquisirai mai il senso del peccato. Attenzione, attenzione, facciamo il secondo step. Dici, ah, va bene, e che problema c'è? Problemi? Non c'è nessun problema. Quindi uno la pensiamo tutti quanti in modo differente, non c'è problema. E no, che problema c'è? Il problema c'è come? Perché? Perché anche se tu non riconosci una cosa come male, quindi la ritieni indifferente, e questo è quello che Gesù ci ha rivelato, e la Santa Chiesa, fedele a lui, continua a dire. Su questo ne cito uno su tutti, basta riprendere le pagine memorabili di San Giovanni Paolo II nella Veritatis Splendor. Quando una persona commette il male, quindi commette un peccato oggettivo, attenzione ai termini che sto usando, quindi commette una cosa che è oggettivamente peccato. L'esempio di prima, la verginità, chi ci crede va bene, ma io mi comporto in maniera disinvolta e su questo argomento faccio come mi pare. Problemi? Non uso violenza a nessuno, voglio fare la persona corretta, non uso violenza a nessuno, non costringo nessuno, non do pubblici scandali, non sfascio le famiglie altrui, però per il resto mi autogestisco. Che problema c'è? Ecco. La Santa Madre Chiesa, ovbediente all'insegnamento del suo Signore, insegna: problema c'è e come? Perché anche se tu pensi che non stai facendo niente di male, quelle cose sono del male oggettivo. Quindi, se tu le fai, dai origine a del male oggettivo. Quel male oggettivo farà male a te e fa male anche fuori di te, in maniera sia diretta, cioè le persone che sono coinvolte nella cosa che fai, sia anche che va oltre, cioè cominci a innescare
quello che la Sacra Scrittura chiama il peccato del mondo. Quindi vai ad alimentare questo mega, come dire, contenitore, perdonatemi il termine, di letame, che rende il mondo un luogo fetido, maleodorante, una sorta di cloaca, e che è alla base, perché le persone sono tristi, oppresse, depresse, infelici, devastate, perché le famiglie si sfasciano, perché le amicizie non reggono, perché i figli si ribellano ai genitori, perché è diffuso l'alcolismo, perché è diffusa la tossicodipendenza. La risposta è sempre una sola. È sempre una sola. C'è una montagna di male ininterrottamente prodotto, che il fatto che tu non ne sia cosciente non lo rende non lesivo, quindi non dannoso. L'unica cosa che fa è che lo fa, anzi, moltiplicare indiscriminatamente, proprio perché si pensa che non ci sia assolutamente niente di male. E che significa questo? Significa stare male. Significa autocondannarsi ad una vita orribile, brutta. E figlioli e figliole mie care, amici e amiche carissime, mi raccomando di non lasciarsi ingannare, perché oggi noi abbiamo un altro fenomeno totalmente fuorviante. Cioè, la Sacra Scrittura dice che un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso. Lo vedremo durante questi incontri. Cioè, neanche io e tu riusciamo a raccapezzare bene quello che succede dentro di noi. Figuriamoci quello che succede nel prossimo. Ora, alcuni drammaturgi, prendiamo Pirandello, hanno vissuto in maniera, come dire, interiorizzandolo in maniera drammatica, come proprio degli spiriti artistici, poetici, quello di cui vi sto per parlare oggi, cioè che la vita nel mondo somiglia a un grande palcoscenico, dove ci mettiamo tutti quanti una serie di maschere, dove nessuno è mai se stesso e dove altra è l'immagine, come dire, che noi diamo di noi, e altro è quello che io vivo nella vita mia personale e reale. Pirandello, come tutti sappiamo, è vissuto agli inizi del XX secolo, un grandissimo, ma se uno si vede, io mi ricordo, l'ho viste, tipo Sei personaggi in cerca d'autore, o Uno, nessuno e 100.000, vedrà proprio questo dramma, d'accordo, di quest'uomo, certamente espressione di un ambiente, diciamo così, filosofico un po' decadente, no? Che però sente l'angoscia, dice: ma io non entro in contatto reale con nessuno, cioè io non posso stare, non sono sicuro che chi mi sta davanti mi faccia vedere chi realmente è, chi mi sta dicendo che non mi sta ingannando, che non sta recitando una parte. Oggi noi abbiamo i mezzi di comunicazione, cioè il cinema è una cosa bella, il bel cinema, d'accordo, attenzione, un bel film, ma è finto. Il cinema è finzione, non è realtà. La televisione, no, la televisione ci stanno i reality, ci stanno i talk show, ci sta tanto contatto con la vita reale, sì, poi ci sono i concerti, poi ci sono gli eventi sportivi, la musica, le cose, eccetera, eccetera, no? No, quelle non sono finzioni, sono cose reali. Sì, sono cose reali, ma sono sempre eventi spettacolarizzati, costruiti ad arte. Tu che cosa ne sai? Come vive nella vita privata, personale, un uomo del mondo dello spettacolo, un calciatore, un cantante? Sei sicuro che spente le luci del concerto, spenti i riflettori dello stadio, chiusa la trasmissione nel bello studio, di riprese, come si chiamano questi posti qui, è tutto ok? Cioè che
quel volto sorridente, quel modo di fare accattivante, quell'apparente felicità, pienezza di vita, appagamento da successo, sia una disposizione stabile e normale? Sei sicuro che quell'attore che ha interpretato quella parte così bella, così commovente, magari nella vita reale non sia, insomma, un burbero, una persona che tratta male il prossimo, un violento, cose di questo genere? Che ne sappiamo? Ma noi siamo circondati continuamente, siamo immersi in questa realtà. E che cosa produce questa realtà? Produce, chiamiamola realtà, ma non è realtà. Quindi produce l'illusione che il mondo, in tutto sommato, non è che sia così tanto brutto, insomma, perché forse la vita mia è un pochino così, ma invece le persone famose, le persone, quelli sbagliati loro, sono felici, sono contenti, di che stiamo a parlare? Ma non è così, non è così, non è così. Allora, anche questo è fenomeno su cui noi, che intraprendiamo un percorso di questo genere, non possiamo ignorare, non possiamo fare finta di niente, perché condiziona i nostri parametri di valutazione. D'accordo? Allora, che cosa sa una persona che ha una fede doc? Che se una persona vive oggettivamente lontana dall'amore di Dio, senza, attenzione a quello che sto dicendo, questo non comporta nessun tipo di giudizio personale verso nessuno, ma è un'equazione. Se una persona oggettivamente vive lontana dalla volontà di Dio, potrebbe non saperlo, quindi potrebbe, come dire, fare delle cose senza rendersene conto. Adesso lo vedremo, la differenza che c'è tra peccato e errore. Ma sicuramente, dal momento che ci creda o non ci creda, ne sia cosciente o non ne sia cosciente, lo sappia o non lo sappia, lo voglia o non lo voglia, se si vede dall'esterno del male oggettivo che ha fatto, per esempio, supponiamo una persona che è arrivata al quinto matrimonio, al sesto matrimonio, o cose di questo genere, d'accordo, cose ritenute normali oggi in quasi tutti quanti gli stati cosiddetti sviluppati o occidentali. Che problema c'è? Ecco, noi sappiamo che il problema c'è da un punto di vista oggettivo. Allora, quella persona non potrà assolutamente, non è possibile che stia in quella pace profonda, gioia profonda, serenità profonda, appagamento di vita e se quella persona dovesse apparire pubblicamente tutta sorridente, tutta smagliante, eccetera, eccetera, è un'apparenza. È un'apparenza che, attenzione, può lanciare un messaggio che mi inganna, che dico, vabbè, va. Sette matrimoni alle spalle, guarda com'è contento, ma sarà così importante questo matrimonio? Ma forse no. Non so se riesco a far comprendere ciò su cui desidero sollecitare la riflessione. Allora, il bene e il male sono due cose oggettive. Quindi cosa significa questo? Significa che se io faccio un male oggettivo, male starò e male produrrò. Quindi faccio male a me e faccio male fuori di me. Sto male io e contribuisco al malessere globale. Ecco, diciamo così. Ora, qual è la differenza tra peccato e errore? Il peccato si ha quando questo male che sto facendo, io sono consapevole più o meno che male è, e nonostante tale consapevolezza lo faccio lo stesso. È quello che la Chiesa dice, insegnando che un peccato, il peccato proprio in senso stretto, che è un atto della volontà, deve essere appunto volontario. Quindi, sapendo, adesso vedremo a che livello, che questa cosa non dovrei farla, la faccio lo stesso. Ok? Quindi è chiaro che ci sono alcune cose che anche nell'attuale contesto, diciamo così, moralmente chiamiamolo rilassato, o qualcuno preferisce post-cristiano che si è gettato
alle spalle i cosiddetti valori della cristianità. Questo è un sogno che è cominciato nel 1789, insomma, no? Con la Rivoluzione francese, le cui premesse filosofiche erano state messe già prima, insomma, no? Con il cosiddetto illuminismo, nelle varianti tedesca e francese. Quindi, però, alcune cose, cioè, è chiaro che un delinquente, quindi un malavitoso, certamente non può ignorare che se uccido una persona è male, se spaccio la droga è male. Quindi, insomma, perché ci sono comunque delle soglie. Se io faccio uso di violenza gratuita, insomma, se faccio una strage o cose di questo genere, insomma, quindi ecco, qui, almeno su queste cose. Invece l'errore si ha quando, in due possibilità, o io non sono consapevole del male che sto facendo, oppure, peggio ancora, sono convinto che quello che sto facendo, che è male, sia bene. Allora, nel primo caso, qual è la differenza tra il primo e il secondo caso? Nel primo caso, il tasso di responsabilità davanti a Dio e davanti agli uomini è alto. Nel secondo caso è minore o in certi casi addirittura forse neanche esistente, no? Si fa sempre l'esempio pubblico, biblico, il celebre esempio di San Paolo Apostolo. San Paolo Apostolo, prima della conversione, era un ebreo osservante. Lui era convinto che Gesù fosse un impostore, un falso profeta, e che la setta che aveva fondato, con tutti i fanatici che gli andavano dietro, questo pensava, era da distruggere perché stava minando alla base la purezza della fede di Israele e avrebbe avuto delle conseguenze devastanti sulla fede di Israele e sulle sorti del popolo di Israele stesso. San Paolo di questo non era convinto. Quindi tutte quante quelle azioni, anche violente, nella coscienza sociale dell'epoca che ha fatto, come saranno state valutate da Dio? Ecco perché non possiamo giudicare. Come saranno state valutate da Dio? Lui pensava questo. Ma si sbagliava? Sì, certo che si sbagliava. Ecco, ma noi non stiamo dentro la testa delle persone. Lui pensava addirittura di fare il bene, pensava di dare gloria a Dio. Forse vedremo già la prossima volta. Queste dinamiche sono devastanti. Attenzione, e il diavolo fa due cose. Se siamo consapevoli, ci tenta al male, perché il male è fatto proprio, il peccato, quello fatto a occhi aperti, è molto più produttivo di male dentro e fuori di noi. Però delle volte gli fa anche comodo che noi non lo sappiamo che quello che stiamo facendo è male, perché così continuiamo a produrre una montagna di male dentro e fuori di noi, stiamo male dentro e fuori di noi, diamo comunque una mano oggettiva ai disegni del nemico, anche se non lo vogliamo e non lo sappiamo, e lui te lascia fare. Allora, come si esce da questa situazione? Allora, noi con questo non possiamo non confrontarci. Allora, indicazioni operative. Numero uno, oggi è fondamentale riconoscere a priori che noi abbiamo bisogno che la nostra coscienza sia formata o riformata o resettata forse da zero. Tu sei sicuro che sei in grado di fare un discernimento oggettivo sul bene e sul male? Non pensi di avere bisogno di aiuto? E su questo rimangono come punti di riferimento fondamentali temi che io sto affrontando in un'altra ciclo di catechesi. Anzitutto i 10 comandamenti. Catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, non possiamo noi affrontare nessun cammino di conversione senza un confronto serio. E che cosa succede? Da questo confronto emergerà uno,
come era la mia percezione reale del bene e del male, quindi quanto ero distante. Certamente mi capiterà di prendere coscienza della cattiveria di certe cose che magari ho fatto per una vita senza rendermene o perfettamente conto oppure senza rendermene bene conto o poco conto. Pensavo che erano delle sciocchezze, invece erano cose gravi, non lo so. Ma questo confronto è assolutamente necessario. Questo confronto ci consente anche di uscire dagli errori, cioè perché io non posso per una vita continuare a agire malamente nella convinzione che sto facendo bene. Ma è chiaro che questo cammino sarà un cammino doloroso, doloroso, perché può darsi che dal confronto fecondo e serio con questa realtà io andrò a rivedere e dico: ah, questa sarebbe stato la mia vita è stata un disastro perché non ho fatta una dritta da un punto di vista oggettivo. O ne ho fatte poche dritte. E qui poi vedremo in chiave terapeutica, ne parleremo più avanti, una delle cose fondamentali, un passaggio fondamentale, e questo chi non l'ha fatto mai dovrà trovare un momento per farlo, perché siccome, come ho accennato, la stragrande maggioranza dei fedeli cattolici usa o ha usato male il sacramento della penitenza. Il problema è che per distruggere tutta quanta questa montagna di male oggettivo o soggettivo, cioè se tu affronti un viaggio del genere, prenderai coscienza di tante cose, non ti devi disperare. Perché? Perché questa presa di coscienza è salutare per te, perché ti consentirà prima di portare tutti quanti i tuoi errori o peccati e l'ultimo giudizio. Cioè, quanto questa cosa è stato un errore, quindi quanto poco ne ero consapevole e quanto invece è stato un peccato, cioè l'ho fatto proprio. Ecco, un po' lo sappiamo, in ogni caso, tutto questo lo ha già distrutto nostro Signore, è tutto distrutto. Sulla croce il male è stato spodestato, è stato messo in catene, è stato anzi distrutto, annientato. Ma perché questo annientamento oggettivo che Gesù ha fatto del male possa essere efficace in me, io devo entrarci in contatto attraverso un sacramento, che è la penitenza. Per uscire fuori dagli errori, quindi dalle trappole in cui sto, dalla illusione che io sono a posto con la coscienza, questo confronto sarà salutare. Io invito a leggere, chi non l'avesse letto, la bellissima testimonianza al riguardo di Gloria Polo. Io la ebbi qualche anno fa, ormai una decina d'anni fa, quasi ospite con me a raccontare la sua testimonianza. E la sapete, è nota la storia di Gloria Polo, questa dentista affermata, una professionista, con una bella famiglia, sposata, eccetera, eccetera. Un bel giorno la prende un fulmine e la manda in coma. Era morta, stavano staccando la spina e lei praticamente racconta che durante questo tempo ha vissuto una sorta di quello che sarebbe dovuto essere il suo giudizio particolare e che si sarebbe concluso in maniera molto differente da quello che lei pensava, perché lei pensava, come tutti pensano, di essere una brava persona, anche una brava cristiana. E tante altre storie, eccetera, eccetera. Quando si è trovata dinanzi a Dio, ha cominciato ad avere l'esame sui 10 comandamenti. Sono cose che ha scritto lei, altrimenti sono pubbliche, quindi io non mi permetterei mai di rivelarle. Ma aveva fatto l'aborto, portava la spirale e cose gravissime. Lei disse: il fulmine mi aveva fatto così male perché io portavo la spirale e non aveva nessuna percezione della devastante gravità che è l'uso di quel particolare mezzo contraccettivo. E ha visto che sarebbe andata all'inferno, all'inferno, perché purtroppo di molte di quelle cose lei si era tacitata la coscienza, ma, e qui torniamo in un punto, no? Attenzione che perché una cosa si trasformi da errore in peccato non serve, come dire, una conoscenza chiarissima
dettagliata, esplicita e particolareggiata di tutto. Basta il fatto che quando io sto per fare una cosa, e questo noi lo sappiamo se è successo, qualcosa dentro di me mi dice non farlo. Oppure quando io non sto facendo qualche cosa che dovrei fare, qualcosa dentro di me mi dice fallo. Questa si chiama coscienza. La coscienza può essere soffocata dai nostri, come si chiamano in letteratura spirituale, ragionamenti umani, cioè tutte quante le balle che ci raccontiamo per persuaderci che una cosa che la coscienza ci rimprovera si può fare perché non c'è niente di male. Tutte quante balle. Quindi l'interno nostro è aggrovigliato in questo modo. Per cui, uno, la formazione nella consapevolezza e nel dover accettare che l'uomo non è la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono, ma è Dio la misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. C'è una piccola differenza. Il bene e il male sono due realtà oggettive. Io le posso soltanto riconoscere e le devo riconoscere. Perché la mia vita sarà felice quando io il male me lo sarò scrollato di dosso, consegnando tutto quello che con piena avvertenza o senza piena avvertenza, fa niente, ho fatto a chi lo ha distrutto, che è il Signore, e non facendolo più, cominciando a diventare non più un produttore di male, consapevole o inconsapevole, ma un diffusore, un produttore instancabile di bene a tutti i livelli. Gloria Polo ha vissuto questa esperienza, dopodiché il nostro Signore ha detto, dice, questa sarebbe stata la tua sorte, ti concedo un'altra chance, torna sulla terra e vai però in giro a raccontare quello che hai vissuto. Perché doveva raccontarlo? Perché questa cosa è diffusa oggi. I primi anni del mio ministero sacerdotale, chi mi ha conosciuto da tempo lo sa, io vedendo la situazione drammatica sotto questo punto di vista e tutte quante le devastanti conseguenze che tutto questo produce, ho alzato la voce parecchio, anche troppo in qualche circostanza, per denunciare il male, il peccato, sotto tutti i punti di vista, perché io sono convintissimo, se si va avanti così, cioè il mondo esploderà, perché capite, cioè i letamai umani, cioè quelli che una volta c'erano davanti alle stalle, non hanno una capienza illimitata, cioè a un certo punto tutta quella montagna di schifezza, come dire, fuoriesce e allaga tutto e poi veramente travolge dentro quel mare, cioè noi oggi continuiamo a stare in un contesto di questo genere, eh? D'accordo? Continuiamo a stare in un contesto di questo genere. Cioè, rispetto a 10 anni fa le cose non sono migliorate, sono peggiorate. Oggi sono venuto a conoscenza di un dato che non sapevo, ma che immaginavo, perché ho gli occhi pure io, che rispetto al post-lockdown da pandemia, dei già pochi cattolici che frequentavano la messa prima, mancano all'appello un terzo. Ci sono un terzo di persone praticanti che a messa non ci vanno più. Ok? Quindi la situazione peggiora, ma questo dato significativo, dico, che significa secondo me questo? Che cosa fa uscire fuori? Io l'ho detto insomma a qualcuno, no? La pandemia fa uscire fuori, come tutti i momenti di prova, quello che c'è nel cuore dell'uomo. Cosa c'è nel cuore dell'uomo? Perché se una persona ci tiene, per carità, senza fare nessuna imprudenza, nessuna, obbedendo a tutte le cose, tutte le norme che ci stanno, civili, ecclesiastiche e tutto quello che ti pare,
Ma tu a messa ci vai, d'accordo? Ma non esiste. Io sono convintissimo che le persone che davvero ci tengono e amano il Signore, anche durante il tempo di lockdown, se fosse stato possibile, d'accordo? Magari nel tempo di lockdown osservare le stesse stringenti norme attuali, sarebbero andate lo stesso. Anche nel tempo del lockdown, osservando le norme. Quelli che ci tengono, ma quelli che ci tengono di meno, è chiaro che questa situazione tuttora perdurante offre il pretesto per dire: ah, allora non ci andiamo più. Ma il problema non è la pandemia. Il problema non è la pandemia. Il problema è quello che c'è nel cuore dell'uomo. Le situazioni di prova non devono essere accusate. La prova è necessaria per la nostra crescita. La prova mostra chi sei, quello che c'è nel tuo cuore. La reazione alla prova. Allora, per uscire da questa dinamica, formazione della coscienza, imparare a usare il sacramento della confessione, poi ne faremo, e attenzione a non cadere in alcune trappole. Oh, perché se si fa un viaggio di questo genere, c'è il pericolo di rimanere sommersi dalla presa di coscienza di tanto male oggettivo che potremmo aver fatto. Il che significa, nei casi più gravi, disperazione. Nei casi meno gravi, sensi di colpa. Trappole, queste le vedremo meglio a suo tempo. Sensi di colpa psichici. Oppure scrupoli a non finire. Queste sono le tre controindicazioni di un percorso di questo genere, quindi alla scoperta di quello che ho fatto, che è necessario, se non è fatto nel debito modo. Numero uno, non c'è niente di cui disperarsi. D'accordo? Niente. Se ho fatto peccati, peccati, vado a piangere ai piedi di Gesù, vado a chiedere perdono e sarò perdonato senza nessun dubbio. Se ho fatto errori, lo sarò due volte, d'accordo? Perché la mia responsabilità è anche diminuita. Quindi non c'è proprio niente di cui disperarsi. Terzo, nella vita tutto è sempre ricostruibile, tutto è sempre riedificabile. La misericordia rettamente intesa è la possibilità che il Signore in ogni istante ci dà, se vogliamo, di poter ricominciare. Quindi la disperazione non deve entrare nella nostra vita. Io ho avuto modo di dire recentemente a qualcuno che io sono disperato, dico, figlio mio, figlia mia, stai utilizzando un termine che è oggettivamente incompatibile con la vita di un battezzato, perché un battezzato non può essere mai disperato. Né per cause proprie né per cause esterne. Mai. Teniamo anche presente che noi non dobbiamo giudicarci. Proibito questo qui. Noi dobbiamo sottoporre a giudizio, attenzione, il nostro operato oggettivo, quindi quello che abbiamo fatto, non noi stessi. Perché noi non saremo mai in grado di conoscere perfettamente il tasso di responsabilità delle nostre azioni. Anche qualora dicessi: sì, ma quella cosa, mi devo dire la verità, è un peccato, non è un errore, perché io lo sapevo che non lo dovevo fare. Va bene, d'accordo. Ma quanto eri profondamente libero, quanto sei stato condizionato dal tuo vissuto, dalle ferite, da altre cose che vedremo. Quindi giudizi verso noi stessi, zero. Il nostro giudice è il Signore, non si giudica gli altri, ma non si giudica neanche se stessi. Quindi niente disperazione, niente giudizi su se stessi, niente sensi di colpa psichici, d'accordo? O scrupoli. Allora, il senso di colpa psichico è una accentuazione, è una
come dire, enfatizzazione malata di quello che io ho fatto, cioè come se fosse qualcosa di irreparabile, come se fosse qualcosa, una via di non uscita, d'accordo? Che porta a non perdonare se stessi, è una cosa orribile, d'accordo? Il senso di colpa psichico, che non è il senso del peccato. Il senso del peccato è un'altra cosa, è la coscienza, la presa di coscienza oggettiva dei disordini compiuti e di quello che c'ho da mettere a posto, che piano piano lo farò. Non è una colpevolizzazione, un'autocolpevolizzazione compulsiva che viene certamente dal diavolo, perché il diavolo che cosa lavora su due fronti. Primo, che tu non prenda mai coscienza del senso del peccato, mai, dei peccati che hai fatto. Secondo, se ne prendi coscienza, che tu vai o verso la disperazione, non c'è più speranza per me, guarda Caino e guarda Giuda, oppure verso il senso di colpa psichico. Ma che ho fatto? Sì, ho capito, il Signore perdona, ma non lo devo fare. Che delinquente che sono, ormai ho rovinato tutto. Queste sono tutte quante dinamiche devastanti. La terza è lo scrupolo. Mentre il senso di colpa psichico enfatizza, ingigantisce il male che c'è, però, lo scrupolo va a vedere il male dove non c'è. Oppure va a fare di un moscerino un cammello. E al contrario, attenzione. I cammelli li trasforma in moscerini. Dietro queste cose ci sono sempre tante realtà ferite che ci portiamo dietro. Io per ora ho semplicemente avvertito, queste sono tre controindicazioni da cui dobbiamo fare attenzione, perché quando affrontiamo questi viaggi bisogna sempre fare attenzione a non scivolare nei burroni che sono purtroppo aperti dal lato e dall'altro della strada. Quindi è un cammino dove c'è una via, ma attenzione, se io debordo e cado o da un lato o dall'altro. Quindi dico queste cose per esperienza vissuta, perché ho visto, dobbiamo fare sempre in modo che i cammini di liberazione e di guarigione producano i loro effetti senza permettere che ci siano alterazioni di questo genere. Bene, se Dio ci aiuta, la prossima volta cercheremo di vedere, purtroppo, dice, bene, il male che abbiamo fatto, che siamo demoni incarnati? No, non siamo demoni incarnati, siamo sicuramente caduti in tante dinamiche distruttive, in tante trappole, in tanti inganni, e questi li dobbiamo vedere bene. Perché se ci siamo caduti o ci siamo stati irretiti forse per anni, non deve accadere mai più. Se non usciamo fuori da questi circoli di morte, anche se io cerco di liberarmi, cerco di correggermi, mi confesso, faccio i propositi, presto o tardi mi ritroverò di nuovo in un mare di guai. Ci sentiamo, se Dio vuole, nella prossima puntata. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga, tutto sempre alla maggior gloria di Dio solo. A presto.